Martedì 11 aprile, una data importante per il caso riguardante l'omicidio di Pierpaolo Panzieri, il 27enne ucciso con 15 coltellate la sera del 20 febbraio nella sua abitazione in via Ravelli, nel centro storico di Pesaro. L'autore del feroce omicidio, Michael Alessandrini, aveva riferito durante l'interrogatorio di garanzia di aver adempiuto una voce divina che in quel momento gli ha imposto di uccidere il povero Pierpaolo. La procura di Pesaro ha avanzato la richiesta di incidente probatorio finalizzata ad effettuare la perizia psichiatrica sull'indagato. Richiesta accolta dal GIP che ha nominato due periti e questa mattina al Tribunale di Pesaro si è svolta l'udienza per il conferimento dell'incarico. L'udienza, ma ritengo, è un'udienza molto tecnica, procedurale, è un incidente probatorio, quindi un'anticipazione di quello che in teoria sarebbe dovuto avvenire in dibattimento. C'è stato il conferimento appunto dell'incarico ai consulenti nominati dal GIP, i quali hanno accettato, hanno giurato. È stato formulato un quesito che io ritengo alquanto soddisfacente, è un quesito a 360 gradi che permetterà, presumo, ma ritengo di sì, di accertare appunto quella che è la capacità dell'indagato sia prima del compimento appunto del fatto per il quale è indagine, sia durante il fatto stesso e sia anche successivamente. Oltre alla capacità, accertare anche quella che è l'eventuale pericolosità sociale dell'indagato. Ecco, quindi in realtà il quesito, diciamo, raggruppa queste domande. Diciamo che le aggravanti sono quelle classiche per ora di un omicidio, ma ritengo che l'eventuale capo di imputazione, ma qua non voglio entrare in merito alle decisioni appunto che assumerà la procura, però penso che il capo di imputazione possa essere ben delineato all'esito proprio di questa perizia.